Non sono un figlio d'arte, mi sono dovuto inventare questa attività e ne sono molto orgoglioso. Penso al Sud, meglio resto in Sicilia, è una grande opportunità che vogliamo offrire ai giovani e ai meno giovani, anche perché si spinge quasi alla mezza età questa soglia di accesso a questa misura, che consente di ottenere non solo un significativo contributo pubblico per avviare un'attività imprenditoriale, una nuova attività imprenditoriale, una start-up come si usa dire, ma anche, questo è quello che fa la Regione Siciliana con la sua autonomia finanziaria, a questo serve lo statuto, a questo serve l'autonomia, dà anche un'opportunità fiscale, nel senso che per 3 anni garantiamo l'esenzione fiscale dalle imposte di pertinenza regionale, aggiungendo quindi agli incentivi già previsti a livello nazionale dal Resto al Sud, da questa misura Resto al Sud, anche quelli regionali. Ecco perché si definisce il Resto in Sicilia, ecco perché è una misura che realizzerà tante altre iniziative, già alcune importanti si stanno realizzando in Sicilia. Auspichiamo che attraverso questa nuova opportunità tanti giovani decidano di restare in Sicilia lavorando, costruendo un'impresa, facendosi una famiglia e facendo crescere la Sicilia. Mi chiamo Alessio Marzocchi, ho 29 anni, sono di Partinico, un paesino in provincia di Palermo, in nome d'arte Marzocchi Forge Weld, faccio l'artigiano fabbro, ma in particolare mi occupo di opere in ferro battuto. Ci tenevo a dire in ferro battuto perché appunto la realizzazione di queste opere ci vuole anche molta passione. Grazie a questa misura sono riuscito ad acquistare le attrezzature per la mia attività e, cosa molto più importante, non lasciare la mia amata Sicilia. Il Resto al Sud garantisce un finanziamento composto, ovvero l'imprenditore che andrà a presentare la domanda riceverà il 50% del contributo richiesto a fondo perduto, l'ulteriore 50% a tasso zero garantito dallo Stato ed inoltre con l'ultima modifica del decreto rilancio otterrà anche un ulteriore benefit di 15.000 euro se è un singolo imprenditore. Se si presenta una domanda con 2 o più soci, fino a 4 soci, per ogni singolo socio verrà garantito all'impresa un benefit di 10.000 euro a socio, fino a 40.000 euro di ulteriore fondo perduto. Camus è un centro culturale polifunzionale e ci occupiamo prevalentemente di concerti, musica dal vivo, eventi culturali e abbiamo aperto grazie al Resto al Sud. Qui al Camus siamo 6 soci, di cui 4 soggetti finanziabili, quindi abbiamo potuto richiedere al Resto al Sud fino a 200.000 euro, chiaramente 50.000 euro a soggetto finanziabile, e grazie all'importo che ci è stato erogato siamo riusciti ad acquistare sia l'attrezzatura audio-video che ci serve per la realizzazione degli spettacoli e dei concerti, sia l'attrezzatura di bar e cucina che sostengono, diciamo, le attività più redditizie. Ragazzi, il Resto al Sud offre davvero ai giovani come noi, ma anche ai meno giovani, visto che ora è stata anche estesa la misura fino ai 55 anni, la possibilità di rimanere qui al Sud e non emigrare. Non è facile, ma le condizioni economiche che offre il Resto al Sud davvero danno una possibilità che prima non ci sarebbe stata. Ormai da troppo tempo ci troviamo a fronteggiare ripetuti momenti di crisi. E il prezzo che purtroppo si trovano a pagare in particolar modo i giovani è quello di dover abbandonare la propria terra e trovarsi nello sconforto e nella perdita della fiducia. Noi non possiamo permettercelo, abbiamo bisogno con urgenza che le classi dirigenti pensino a misure come appunto quella di Resto al Sud nella declinazione in questo caso
caso di Resto in Sicilia. Noi crediamo che questi incentivi vadano nella direzione di promuovere un'idea basilare, che è quella dell'imprenditorialità, nel senso che noi dobbiamo fare in modo che sempre più giovani pensino di poter diventare degli imprenditori. Sono Alessio Lo Scrutato, sono il titolare della ditta Fab Lab Stampa 3D Sicilia, mi occupo prettamente di stampa 3D, ho dato vita a questa attività grazie a un finanziamento Resto al Sud. Grazie a questa opportunità ho avuto modo di realizzare un piano di investimenti che mi ha permesso di acquistare le macchine necessarie alla mia attività. Resto al Sud è una bella opportunità per restare e creare imprese in Sicilia.